Bentornati e bentornati amici e amiche di RBR Radio TV, Claudio Petronella con voi per una puntata speciale del bistrò radiofonico e televisivo di Caffè Blu in onda da Cuneo per la presentazione alla stampa e media della mostra I colori della fede Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Abbiamo parlato poco fa con uno dei due curatori, Don Gian Matteo Caputo del Patriarcato di Venezia. Abbiamo con noi il professor Giovanni Carlo Federico Villa. Buongiorno professore, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Insomma, stiamo per partire finalmente con questo nuovo affascinante progetto, il Rinascimento veneziano a Cuneo, una grande occasione questa che si unisce in modo armonico, direi, con il complesso monumentale di San Francesco. La scelta di queste opere e come si uniscono a questo contesto meraviglioso del complesso monumentale. Entrando in San Francesco, quella che è una delle grandi chiese medievali cuneesi, ma soprattutto italiane, la prima impressione è stata quella di ritrovare la sua originalità e le sue radici. Quindi abbiamo immaginato di rianimare i suoi altari, e rianimare i suoi altari voleva dire portare la grande pittura veneta, quella pittura che è stata capace di creare la modernità e in fondo fino agli impressionisti nessuno più mutato. Dal 1560 al 1565, un arco breve se vogliamo per la realizzazione di queste opere che possiamo ammirare qui al complesso San Francesco, la Venezia di quegli anni era davvero il momento, insomma, che era non solo un esempio a livello europeo ma direi mondiale, insomma, tenendo conto del periodo, l'importanza di Venezia e il legame con i temi delle pale, cioè la fede. Abbiamo immaginato di fare che cosa? Portare Venezia, i suoi 800 anni di storia in cui domina il mondo, attraverso tre artisti che hanno la capacità in 5 anni di creare un modello di colore, quel colore che restituisce il fiato della natura, la realtà della natura, in una città come Cuneo che in qualche modo ci collega alla Francia, ci collega al mondo esterno. Ebbene, tutto questo ci sembrava un meraviglioso gemellaggio tra i due lati, la larghezza della nostra Italia, ma soprattutto ci sembrava la possibilità di creare qualcosa di assolutamente eccezionale. Il percorso espositivo si snoda appunto nelle cappelle del complesso monumentale San Francesco qui a Cuneo. Abbiamo parlato poco fa con Don Gian Matteo sul posizionamento delle opere, delle pale, che hanno una certa altezza rispetto alla loro posizione originale nelle cinque chiese di Venezia dalle quali provengono. Anche questa è stata un'occasione per rivedere questi capolavori da un altro punto di vista. Sì, qui abbiamo cinque grandi capolavori della storia dell'arte europea e li possiamo vedere in un modo del tutto singolare. Abbiamo fatto una grande sperimentazione sulla luce, abbiamo creato un'illuminazione che ci dà sia quella museale, ma anche partendo dalle candele, segue proprio la storia evangelica e ci mostra l'opera in tutti i suoi dettagli. Nello stesso tempo esalta la profondità del colore e quindi abbiamo la possibilità di percepire questi capolavori nella loro essenzialità. Professore, io vorrei approfittare di lei, della sua gentilezza, per farci accompagnare, insomma, da una cappella all'altra del complesso. Si apre con l'annunciazione di Tiziano, con questa opera meravigliosa, un'opera richiesta da un ricco gioielliere, vado a leggere appunto nel commento che accompagna la mostra, quindi una prima opera che ospita, evidentemente che apre il percorso al pubblico. Si inizia quindi con Tiziano e l'annunciazione. Si inizia con Tiziano, l'annunciazione che Roberto Longhi, un grande storico dell'arte del Novecento, definiva uno dei dipinti più disperati della storia dell'arte europea, perché Tiziano qui ha la capacità di scomporre la materia e darci proprio il senso del miracolo in azione, quindi questo cielo che si incendia e la sua iridescenza che va a toccare ogni elemento di questi aspetti naturali. E dunque è l'opera più iconica, non solo dell'ultimo Tiziano, un'opera che effettivamente è uscita dalla sua chiesa solo per le grandi mostre di Tiziano alle Scuderie Quirinali di Roma e a Tokyo, per darvi un'idea. Si va avanti con il Battesimo di Cristo di Veronese e qui c'è più concetti che emergono, come l'abisso, come l'angolo, l'umiltà, insomma parole chiave che ci aiutano, insomma, a scoprire ancora di più questo capolavoro del maestro. Sì, perché Veronese. Dalla grandiosità di Tiziano passiamo al colore di Veronese, colore che viene definito da un grande storico del suo tempo, Marco Boschini,
Veronese è il tesoriere dell'arte dei colori, perché abbiamo queste meravigliose gamme cromatiche, abbiamo queste iridescenze che fanno i suoi abiti, ma soprattutto abbiamo la semplicità di un'immagine, perché abbiamo questo Cristo battezzato con i piedi nelle acque del Giordano e in basso i due committenti che osservano la scena come in una preghiera che trova la sua concretizzazione. Un altro momento, insomma, dell'iconografia cristiana riguarda l'ultima cena e la grande tela realizzata appunto, richiesta a Tintoretto dalla scuola del sacramento dei Santi Gervasio e Protasio. In questo caso, appunto, anche in questo caso parliamo di un altro momento che viene rappresentato da queste opere in mostra qui a San Francesco. Sì, portare l'ultima cena di Tintoretto da San Trofaso vuol dire portare uno dei dipinti più clamorosi della pittura veneziana, perché abbiamo in fondo, intorno a un tavolo di un'osteria col pavimento sporco, 12 apostoli che sono 12 pescatori chioggiotti, quindi che ci raccontano perfettamente il popolo veneziano del tempo in cui chiunque può identificarsi. Soprattutto Giuda non lo troviamo, Giuda può essere chiunque, e quindi c'è una comunicazione già fatta a Tintoretto molto forte, molto importante e di straordinario impatto emotivo. Si prosegue nel percorso espositivo con la crocifissione di Tintoretto, in cui vorrei sottolineare con lei la luce, la luminosità. Sì, perché è una crocifissione divisa su due piani. Abbiamo un Cristo crocifisso che ormai ha già passato il suo tempo in una bolla di luce, che è una bolla di luce ormai divina, e nella parte bassa lo svenimento della Madonna, una Madonna che è assolutamente concreta, reale, e quindi il piano del divino contrapposto al piano della quotidianità, della natura e delle emozioni dei dolori umani. E torniamo a Veronese con l'opera che chiude il percorso espositivo, La Resurrezione di Veronese. Anche in questo caso la luce, i colori e la luce insieme che armonicamente ritornano per chiudere, se vogliamo, il cerchio in un contesto molto affascinante, che lei giustamente ha sottolineato per la luce, ma sottolineare anche la scelta del suono, del tappeto sonoro che accompagna ancora con più suggestione i visitatori e le visitatrici. Sì, quello che abbiamo tentato di fare è nella prima sala raccontare Venezia, raccontare la nascita di questa straordinaria città che sorge letteralmente dal mare e al di sotto milioni di alberi che sono i boschi che hanno permesso di erigerla, ma soprattutto creare una suggestione che abbracciasse i cinque sensi del visitatore, dalla musica alla luce all'emozione del colore, e quindi abbracciare non solo con la fede ma con l'esplosione di una novità straordinaria che è l'invenzione della modernità, perché il modello che vediamo oggi a Cuneo di Tiziano, Tintoretto e Veronese lo saprà scambiare in fondo solo il cubismo. Un'ultima battuta sulla Resurrezione di Veronese riguarda anche in questo caso la luce e il colore, un colore in particolare, quel verde che emerge, che possiamo ammirare in quest'opera assolutamente. Sì, Veronese, come dicevo, è il tesoriere dell'arte dei colori, perché ha la capacità di creare delle gamme cromatiche che variano costantemente, ma che soprattutto sanno sposarsi con una luce che dà volumetria, profondità a questo colore, scioglie il disegno e quindi è l'atmosfera che entra nel dipinto. C'è un catalogo molto interessante che illumina tutti noi visitatori e visitatrici alla ricerca dei dettagli, appunto, dei colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese, mostra gratuita. Sottolineerei anche l'impegno di Fondazione CRC e Intesa San Paolo per rendere queste opere davvero disponibili al più pubblico possibile. Sì, quello di cui non ci rendiamo conto è il miracolo che avviene oggi a Cuneo. Abbiamo 5 grandi pale d'altare che non sono mai uscite tutte insieme da Venezia e che provengono dalle grandi chiese veneziane, come il Redentore, quindi il grande capolavoro di Andrea Palladio, San Salvatore, il cuore stesso della città di Venezia. Vederle tutte insieme a Cuneo è qualcosa di irripetibile ed è un'esperienza che di solito è concessa solo ai grandi musei internazionali. E noi abbiamo avuto il piacere di ospitare il professor Giovanni Carlo Federico Villa, curatore insieme a Don Giammatteo Caputo dei colori della fede a Venezia, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Grazie professore per averci accompagnato alla scoperta di questa meraviglia. A presto, buon lavoro.